Relitti e alluvioni è un capitolo piuttosto riepilogativo all'interno del romanzo del Signore degli Anelli e serve più che altro per riannodare i fili della narrazione. Infatti, Merry e Pippin, che sono stati trovati da Gandalf, Aragorn, Elrond, Gimli, Re Théoden e Dairu Irrim, raccontano tutto quello che hanno vissuto dal momento in cui la Compagnia dell'Anello si è sciolta e quindi il loro viaggio insieme agli orchi che li hanno presi prigionieri, l'attacco dei cavalieri di Rohan, la fuga nella foresta di Fangorn, l'incontro con Barbalbero e l'attacco degli Ent a Isengard. Se è vero che gli Hobbit rappresentano per Tolkien uno sguardo moderno sulla Terra di Mezzo, è altresì vero che gli Hobbit non sono un modello privo di pecche. Non sono perfetti, sono un modello perfettibile. Questo è un particolare molto interessante di cui dobbiamo sempre tenere conto quando parliamo di Tolkien. Tolkien è un narratore attento alla complessità, ma soprattutto alla problematicità del reale. E quindi anche i modelli che lui offre come positivi sono sempre dei modelli che sono perfettibili, mai perfetti, prive di macchia. Nessun personaggio, nessuna razza è monolitica, nemmeno gli Hobbit. E questo lo si vede in questo capitolo, Relitti e alluvioni, perché si scopre che a Isengard, nei depositi di Orthanc, c'è una riserva di erbabiparina che proviene proprio dalla contea, la foglia di Vallelunga. La dispensa di Saruman! È lei la migliore erbapipa del Decumano Sud! Come ha fatto quest'erba piparina a finire nei depositi di Saruman? Scopriremo più avanti nella narrazione, verso il finale, che sono stati gli Hobbit a mandarcela, perché ci sono stati degli Hobbit della contea che hanno cominciato a commerciare con Isengard, cioè con il nemico. E anche Aragorn personalmente rimane perplesso, ma si augura che questo particolare appartenga al passato e non abbia ripercussioni sul futuro. Vedremo che purtroppo per lui e per gli altri personaggi si sbaglia. Difatti lo smentiranno, perché è proprio da questo commercio degli Hobbit con il nemico, con Isengard, che scaturirà tutta una serie di conseguenze funeste per la contea e per gli Hobbit, perché farà sì che gli Hobbit si portino il nemico in casa, perché tutto questo porterà Saruman a occupare la contea, a negare la libertà degli Hobbit e a cercare di instaurare una sua dittatura personale che deturperà il paesaggio e che soprattutto cercherà di trasformare quella ridente terra in un inferno industriale. Questo riguarda però il futuro della narrazione, perché al momento lo stregone Saruman è chiuso all'interno del pinnacolo di Orthanc, insieme al suo servo Grima, entrambi osservati da vicino dagli Ent in tenuta da combattimento. Gli Ent si sono trasformati in Huorn, quelli che nella vecchia traduzione erano gli Ucorni. Sono stati infatti gli Ent a occupare Isengard, ad aver attaccato Orthanc e aver imprigionato Saruman all'interno della torre. Hanno addirittura deviato il corso del fiume. Infatti ora tutta la zona del pinnacolo si trova allagata. Ed è proprio così che la trovano i nostri eroi, che ora si accingono a affrontare lo stregone Saruman per metterlo di fronte alle proprie responsabilità.